Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso. A Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai consacrato il tuo unigenito Figlio con l'unzione dello Spirito Santo e lo hai costituito Messia e Signore, concedi a noi, resi partecipe della sua consacrazione, di essere testimoni nel mondo della tua opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia.
Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Canterò per sempre l'amore del Signore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Grazie a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen, dice il Signore Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene,
l'Onnipotente. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio,
Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non ad una vedova Sarepta di Sidone. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Il Vangelo ci presenta un cambiamento di sentimenti nelle persone che ascoltano il Signore. Il cambiamento è drammatico e ci mostra quanto la persecuzione e la croce sono legate all'annuncio del Vangelo. L'ammirazione suscitata dalle parole di grazia che uscivano dalla bocca di Gesù durò poco nell'animo della gente di Nazaret. Una frase che qualcuno mormorò a bassa voce: ma questo chi è? Figlio di Giuseppe? Quella frase si viralizzò insidiosamente. E tutti: ma chi è questo? Non è il figlio di Giuseppe? Si tratta di una di quelle frasi ambigue che si lasciano cadere di passaggio. Uno la può usare per esprimere con gioia: che meraviglia che uno di origini così umili
parli con questa autorità, e un altro può usarla per dire con disprezzo: e questo da dove è uscito? Chi crede di essere? Se ci facciamo caso, la frase si ripete quando gli apostoli, nel giorno di Pentecoste, pieni di Spirito Santo, cominciano a predicare il Vangelo. E qualcuno disse: ma tutti costoro che parlano non sono forse i Galilei? E mentre alcuni accolsero la parola, altri li pressero per ubriachi. Formalmente sembrerebbe che si lasciasse aperta una scelta, ma se consideriamo gli effetti in quel contesto concreto, queste parole contenevano un germe di violenza che si è scatenata contro Gesù. Si tratta di una frase trainante, come quando uno dice questo è troppo e aggredisce l'altro oppure se ne va. Il Signore, che a volte faceva silenzio o se ne andava all'altra riva, questa volta non rinunciò a commentare, ma smascherò la logica maligna che si nascondeva sotto l'apparenza di un semplice pettegolezzo di paese. Voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Cura te stesso. Che salvi se stesso. Qui sta il veleno. È la stessa frase che seguirà il Signore fino alla croce. Ha salvato altri, salve se stesso. E salvi anche a noi, aggiungerà uno dei due ladroni. Il Signore, come sempre, non dialoga con lo spirito maligno. Risponde soltanto con la Scrittura. Nemmeno i profeti Elia e Eliseo furono accettati dai loro compatrioti, e invece lo furono da parte di una vedova fenicia e di un siro malato di lebbra. Due stranieri, due persone di altra religione. I fatti colpiscono nel segno e provocano l'effetto che aveva profetizzato Simeone, quell'anziano carismatico, che Gesù sarebbe stato segno di contraddizione. La parola di Gesù ha il potere di far uscire alla luce ciò che uno porta nel cuore, che di solito è un miscuglio come il grano e la cizania. E questo provoca combattimento spirituale. Vedendo i gesti di misericordia sovrabbondante del Signore e ascoltando le sue beatitudini e i guai a voi del Vangelo, ci si trova obbligati a discernere e a scegliere. In questo caso, la sua parola non fu accolta, e questo fece sì che la folla, accesa d'ira, tentasse di togliergli la vita. Ma non era ancora l'ora, e il Signore ci dice il Vangelo: passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Non era l'ora, ma la velocità con cui si scatenarono la furia e la ferocia dell'accanimento capace di uccidere il Signore in questo stesso momento ci mostra che sempre è l'ora. E questo è ciò che desidero condividere oggi con voi, cari sacerdoti, che l'ora dell'annuncio gioioso e l'ora della persecuzione della croce vanno insieme. L'annuncio del Vangelo è sempre legato all'abbraccio di una croce concreta.
La luce mite della parola genera chiarezza nei cuori ben disposti e confusione e rifiuto in quelli che non lo sono. Questo lo vediamo costantemente nel Vangelo. Il seme buono seminato nel campo porta frutto, il 100, il 60, il 30 per uno, ma risveglia anche l'invidia del nemico che ossessivamente si mette a seminare zizzania durante la notte. La tenerezza del Padre misericordioso attrae irresistibilmente il figlio prodigo perché ritorni a casa, ma suscita anche l'indignazione e il risentimento del figlio maggiore. La generosità del padrone della vigna è motivo di gratitudine per gli operai dell'ultima ora, ma anche motivo di aspri commenti per i primi, che si sentono offesi perché il loro padrone è buono. La vicinanza di Gesù, che va a mangiare con i peccatori, guadagna cuori come quello di Zaccheo, quello di Matteo, quello della Samaritana, ma provoca anche sentimenti di disprezzo in coloro che si credono giusti. La magnanimità di quell'uomo che manda il suo figlio, pensando che sarà rispettato dai vinaioli, scatena tuttavia in essi una ferocia fuori da ogni misura. Siamo di fronte al mistero dell'iniquità che porta a uccidere il giusto. E tutto questo, cari fratelli sacerdoti, ci fa vedere che l'annuncio della buona notizia è legato misteriosamente alla persecuzione e alla croce. Sant'Ignazio di Loyola, nella contemplazione della Natività, scusatemi questa pubblicità di famiglia, in quella contemplazione della Natività esprime questa verità evangelica quando ci fa osservare e considerare quello che fanno San Giuseppe e la Madonna. Per esempio, camminano, si danno da fare perché il Signore nasca in un'estrema povertà. E dopo aver tanto sofferto fame e sete, caldo e freddo, ingiurie e oltraggi, muoia in croce. E tutto questo per me. Poi, aggiunge Ignazio, riflettendo, ricavare qualche frutto spirituale. La gioia della nascita del Signore, il dolore della croce e la persecuzione. Che riflessione possiamo fare per trarre profitto per la nostra vita sacerdotale contemplando questa precoce presenza della croce, dell'incomprensione, del rifiuto, della persecuzione all'inizio e nel cuore stesso della predicazione evangelica? Mi vengono in mente due riflessioni. La prima: non meraviglia constatare che la croce è presente nella vita del Signore all'inizio del suo ministero e perfino prima della sua nascita. È presente già nel primo turbamento di Maria davanti all'annunzio dell'angelo. È presente nell'insonnia di Giuseppe al sentirsi obbligato ad abbandonare la sua promessa sposa. È presente nella persecuzione di Erode e nei disagi che patisce la Santa Famiglia, uguali a quelli di tante famiglie che devono andare in esilio dalla propria patria. Questa realtà ci apre al mistero della croce vissuta da prima. Ci fa comprendere che la croce non è un fatto a posteriori, un fatto occasionale, prodotto di una congiuntura nella vita del Signore. È vero che tutti i crocifissori della storia fanno apparire la croce come se fosse un danno collaterale, ma non è così. La croce non dipende dalle circostanze.
le grandi croci dell'umanità e le piccole, diciamo così, croce nostra di ognuno di noi, non dipendono dalle circostanze. Perché il Signore ha abbracciato la croce in tutta la sua integrità? Perché Gesù ha abbracciato la passione intera? Ha abbracciato il tradimento e l'abbandono dei suoi amici? Già dall'ultima cena ha accettato la detenzione illegale, il giudizio sommario, la sentenza sproporzionata, la cattiveria senza motivo degli schiaffi e degli sputi gratuiti. Se le circostanze determinassero il potere salvifico della croce, il Signore non avrebbe abbracciato tutto. Ma quando è stata la sua ora, Egli ha abbracciato la croce intera, perché nella croce non c'è ambiguità. La croce non si negozia. La seconda riflessione è la seguente. È vero che c'è qualcosa della croce che è parte integrante della nostra condizione umana, del limite e della fragilità. Però è anche vero che c'è qualcosa di ciò che accade nella croce che non è inerente alla nostra fragilità, bensì è il morso del serpente, il quale, vedendo il crocifisso inerme, lo morde e tenta di avvelenare e screditare tutta la sua opera. Morso che cerca di scandalizzare. Questa è un'epoca degli scandali, eh? Morso che cerca di immobilizzare e rendere sterile e insignificante ogni servizio e sacrificio di amore per gli altri. È il veleno del maligno che continua a insistere: salva te stesso. E in questo morso crudele e doloroso, che pretende di essere mortale, appare alla fine il trionfo di Dio. San Massimo il Confessore ci ha fatto vedere che con Gesù crocifisso le cose si sono invertite. Mordendo la carne del Signore, il demonio non lo ha avvelenato. In lui ha trovato solo mansuetudine infinita e obbedienza alla volontà del Padre. Ma al contrario, unita all'amo della croce, ha inghiottito la carne del Signore, che è stata veleno per lui ed è diventata per noi l'antidoto che neutralizza il potere del maligno. Queste sono le riflessioni. Chiediamo al Signore la grazia di trarre profitto da questi insegnamenti. C'è croce nell'annunzio del Vangelo, è vero, ma è una croce che salva. Pacificata con il sangue di Gesù, è una croce con la forza della vittoria di Cristo che sconfigge il male, che ci libera del maligno. Abbracciarla con Gesù è come Lui, già da prima di andare a predicare, ci permette di discernere e respingere il veleno dello scandalo con cui il demonio cercherà di avvelenarci quando inaspettatamente sopraggiungerà una croce nella nostra vita. Noi però non siamo di quelli che cedono, dice l'autore della lettera agli Ebrei. Noi non siamo però di quelli che cedono. È il consiglio che ci dà. Noi non ci scandalizziamo, perché non si è scandalizzato Gesù vedendo che il suo lieto annunzio di salvezza ai poveri non risuonava puro, ma in mezzo alle urla e alle minacce di quelli che non volevano udire la sua parola o volevano ridurle a legalismi moralisti, clericalisti e queste cose. Noi non ci scandalizziamo perché non si è scandalizzato Gesù
dovendo guarire malati e liberare prigionieri in mezzo alle discussioni e alle controversie moralistiche, legalistiche, clericali, che suscitava ogni volta che faceva il bene. Noi non ci scandalizziamo perché non si è scandalizzato Gesù dovendo dare la vista ai ciechi in mezzo a gente che chiudeva gli occhi per non vedere o guardava da un'altra parte. Noi non ci scandalizziamo perché non si è scandalizzato Gesù del fatto che la sua predicazione dell'anno di grazia del Signore, un anno che è la storia intera, abbia provocato uno scandalo pubblico in ciò che oggi occuperebbe appena la terza pagina di un giornale di provincia. E non ci scandalizziamo perché l'annuncio del Vangelo non riceve la sua efficacia dalle nostre parole eloquenti, ma dalla forza della croce. Dal modo in cui abbracciamo la croce annunciando il Vangelo con le opere e, se necessario, con le parole, si manifestano due cose: che le sofferenze procurateci dal Vangelo non sono nostre, ma le sofferenze di Cristo in noi, e che non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore, e noi siamo servitori a causa di Gesù. Desidero concludere con un ricordo. In un momento, una volta, un momento molto buio della mia vita, chiedevo una grazia al Signore che mi liberasse da una situazione dura e difficile. Momento buio. Sono andato a predicare gli esercizi spirituali ad alcune religiose e l'ultimo giorno, come era abituale in quel tempo, si sono confessate. È venuta una suora molto anziana, con gli occhi chiari, proprio luminosi. Era una donna di Dio. Allora ho sentito il desiderio di chiederle per me e le ho detto: suora, come penitenza preghi per me, perché ho bisogno di una grazia. La chieda al Signore. E se lei la chiede al Signore, me la darà di sicuro. Lei ha fatto silenzio. Ha aspettato un bel po', come se pregasse. E poi mi ha guardato e mi ha detto: certamente il Signore le darà la grazia, ma non si sbagli. La darà con il suo modo divino. Questo mi ha fatto tanto bene. Sentire che il Signore ci dà sempre quello che chiediamo, ma lo fa nel suo modo divino. Questo modo implica la croce. Non per masochismo, ma per amore. Per amore sino alla fine. Thank you.
Figli e fratelli carissimi, nella memoria annuale del giorno in cui Cristo, Signore, comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio, volete rinnovare le promesse a suo tempo fatte davanti il vostro Vescovo e al popolo santo di Dio? Volete unirvi e conformarvi intimamente al Signore Gesù, rinunciando a voi stessi, rinnovando i sacri impegni che, spinti dall'amore di Cristo, avete assunto con gioia verso la sua Chiesa nel giorno della vostra ordinazione sacerdotale? Volete essere fedeli e dispensatori del mistero di Dio per mezzo della Santa Eucaristia e delle altre azioni liturgiche e adempiere fedelmente il mistero della parola di salvezza sull'esempio di Cristo, capo e pastore, lasciandovi guidare non da interessi umani, ma dall'amore per i vostri fratelli? E voi, figli carissimi, pregate per i vostri sacerdoti. Il Signore fonda su di loro l'abbondanza dei Suoi doni, perché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano a Lui, unica fonte di salvezza. Pregate anche per me, ne ho bisogno, perché sia fedele al servizio apostolico affidato alla mia persona e tra voi io divente ogni giorno di più immagine di Cristo sacerdote, semplicemente un buon pastore, maestro e servo di tutti. Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi, pastori e gregge, alla vita eterna.
O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera della nostra fede. Manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su questo olio, frutto dell'ulivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo. E fondi la tua santa benedizione perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto per noi, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Catecumenorum Deo gratias. O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici quest'olio nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché illuminati dalla tua sapienza comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo. Sostenuti dalla tua potenza, assumano con generosità gli impegni della vita cristiana, fatti degni dell'adozione a figli, gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Oleum ad sanctum chrisma. Deo gratias. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente
perché benedica e santifica quest'olio misto a profumo, e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo Redentore. O Dio, principio e fonte di ogni bene, che nei segni sacramentali ci comunichi la Tua stessa vita, noi rendiamo grazie al Tuo paterno amore. Nelle figure dell'antica alleanza Tu annunziasti profeticamente il mistero della Santa Unzione e quando venne la pienezza dei tempi lo facesti splendere di nuova luce nel Tuo amantissimo Figlio. Il Cristo nostro Signore, compiuta la redenzione nel mistero pasquale, riempì di Spirito Santo la tua Chiesa e la arricchì di una mirabile varietà di doni e carismi perché divenisse per tutto il mondo segno e strumento della salvezza. Padre Santo, nel segno sacramentale del carisma, Tu offri agli uomini i tesori della Tua grazia perché i Tuoi figli, rinati nell'acqua del battesimo e resi più somiglianti al Cristo con l'unzione dello Spirito Santo, diventino partecipe della Tua missione profetica, sacerdotale e regale. Ora, preghiamo, ti preghiamo, oh Padre, fa che questo olio misto a profumo diventi con la tua forza santificante segno sacramentale della tua benedizione e fondi i doni dello Spirito Santo sui nostri fratelli che riceveranno l'unzione del Crisma. Dio di eterna luce, splenda la tua santità nei luoghi e nelle cose segnate da questo santo olio, con il tuo spirito operante nel mistero dell'unzione, espandi e perfeziona la tua Chiesa finché raggiunga la pienezza della misura di Cristo. E tu, Trino e unico Signore, sarai tutto in tutti nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. La potenza di questo sacrificio, Signore, cancelli l'antica schiavitù del peccato e faccia germogliare in noi novità di vita e salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore e Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Tuo Figlio Unigenito mediatore della nuova ed eterna alleanza e con disegno mirabile hai voluto che il Suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti. Nel suo amore per i fratelli, sceglie alcuni che mediante l'imposizione delle mani rende partecipe del suo ministero di salvezza perché promuovono nel suo nome il sacrificio redentore e preparino i tuoi figli al convito pasquale. Servi premurosi del tuo popolo, lo nutrano con la parola e lo santificano con i sacramenti, donando la vita per te e per la salvezza dei fratelli, si conformino all'immagine di Cristo e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore. E noi, Signore, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni, la governi su tutta la terra, in unione con me, in degno tuo servo, che hai posto a capo della tua Chiesa, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli.
Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni. Salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amantissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della
questo sacrificio, o Padre, noi, tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa, immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli, che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e dona al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, che rinnovati dai santi misteri diffondiamo nel mondo il buon profumo di Cristo. Egli vi regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Fratelli carissimi, abbiamo consacrato il crisma e benedetto l'olio dei catecumeni e degli infermi. A voi, vescovi e sacerdoti, sono ora affidati, perché attraverso il vostro ministero la grazia divina fluisca nelle anime a portatrice di forza e di vita. Rispettate, venerate e conservate con cura particolare questi oli, segni della grazia di Dio. Le persone, i luoghi e le cose che saranno da essi segnati possano risplendere della stessa santità di Dio. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Amen.
Ed ora igiene a casa con un click. Acqua T, il legame intelligente tra il WC e il bidet, oggi è ancora più facile da usare grazie al nuovo telecomando senza fili. Acqua T, un dispositivo dalla doppia funzione.